Buongiorno a tutti, carissimi fratelli e sorelle juventine. Come dicevo qualche tempo fa nel mio canale, la partita che andrà in scena domani sera al Diego Maradona contro il Napoli fa parte di quelle partite che sono imperscrutabili. Perché se io vado ad analizzare eh, lo status quo, è veramente devastante. Perché non ho stima nell'allenatore zero proprio, proprio mh, lo sapete chi mi segue lo sa poi ognuno di voi avrà le sue valutazioni in merito sull'allenatore della Juventus che per me deve essere rimosso il prima possibile poi mancano due giocatori che secondo me sono fondamentali per muovere il pallone e non dico centrocampo non dico muovere il pallone che sono McKenny e Rabiot, perché McKennie e Rabiot hanno dei degli strappi eh, hanno la capacità di, di partire e di essere incontenibili quando sono in, in giornata e quando sono in palla e quindi mancando questi due io mi immagino una Juventus molto stagnante molto morta mol, molto ferma davanti a Sesni cioè 10 energumeni davanti a Sesni che non sanno che cosa fare e ogni volta che arriva un pallone cercano come nella pallavolo di rispedirlo dalla parte opposta quindi tatticamente ho poche speranze. Poi c'è il dato di fatto che va preso in considerazione. <coughs> mi scuso ma non mi sono ancora ripigliato completamente. Il dato di fatto è che abbiamo fatto fatica con l'Empoli, abbiamo fatto fatica contro l'Udinese, abbiamo fatto fatica contro il Verona, abbiamo fatto fatica contro il Frosinone, abbiamo fatto ridere i polli contro l'Inter. Queste sono le ultime 5 partite della Juventus. Dove abbiamo raccolto, grazie a Rugani, 5 punti anziché, anziché 3, perché altrimenti avremmo raccolto 3 punti in 5 partite. Pensate un po': media iper retrocessione. Giochiamo fuori casa, contro un pubblico che non ci può vedere, che non uso la parola che ci odia, perché non mi piace usare la parola odio, però. Siamo molto vicini a questa situazione. Insomma, le prospettive di Napoli-Juventus sono cupissime. Super cupe, super cupe, super cup. <ride> super coppa. Sì, sono super cupe. Quindi la mia unica speranza, parlate cosa vi dico, perché lo ribadisco, io vi presento la situazione, poi però viene fuori la mia natura ottimista. La mia speranza è che la Juventus... E lo ha fatto spesso nella sua storia. Tragga dalle difficoltà enormi con le quali va a affrontare la partita, perché insomma, le ho appena enunciate. No? Tecnico inadatto, mancano due giocatori fondamentali. Sono cinque partite che facciamo ridere i polli. La mia speranza è che tiri fuori una prestazione d'orgoglio, i giocatori senza perché quello non conta niente eh? sapete chi è quello quello non conta niente i giocatori tirano fuori una protezione d'orgoglio perché come, come ho detto l'altro ieri nel good morning la rosa non è così scarsa come viene dipinta e che ognuno faccia il suo per portare a casa il risultato io non credo nella vittoria a Napoli proprio non ci credo per niente a un pareggio ci potrebbe anche stare se la Juventus mette anima e cuore nella partita perché perché il Napoli è vero sta uscendo da un unpass ma non dimentichiamoci che il Napoli quest'anno ha già cambiato tre allenatori che sono un po' eccessivi eh, perché va bene cambiarlo ma tre sono un po' tantini e sicuramente la prestazione del contro il Sassuolo non deve trarre in inganno perché il Sassuolo è veramente allo sbando non so, mi pare di aver letto che vogliono già sostituire quello che hanno preso il posto di Dionisi per cui quando si parla di Napoli-Juventus si parla di una partita classicamente da tripla. Se guardo le ultime stagioni non esiste neanche la tripla, nel senso che vince sicuramente il Napoli. Pensate che l'anno scorso ci hanno rifilato 5 gol, lo ricorderete, 5 gol ci hanno rifilato. No? Era la partita in cui Allegri doveva prepararla bene. Mi ricordo che ne parlavamo tutti quanti. Non c'era lo Juve 4 ma si parlava no? anche nel, nei video che, dei vari YouTuber. Andiamo a, vero, a Napoli con la chance di avvicinarsi per entrare in lotta scudetto, <ride> anziché avvicinarsi per entrare in lotta scudetto. Il Napoli ci ha ricacciato giù e ci ha sbattuto, come è successo quest'anno. Quest'anno, con l'Inter, anziché aperto a 5-0, abbiamo perso 1-0, ma più o meno lo stesso, tra l'altro il distacco dall'Inter è abissale, anche perché al 99,9% l'Inter vincerà con il Genoa a San Siro, noi se andrà bene pareggeremo e quindi da 12 punti ci ritroveremo 14. Io vi dico queste cifre non perché credo nello scudetto o credevo nello scudetto, perché non ci ho mai creduto. Ve lo dico per farvi capire come c'è un abisso fra la gestione di Simone Inzaghi per i suoi uomini che sono ottimi giocatori Barra buoni giocatori e di Allegri che ha ottimi giocatori che non fa rendere come ottimi e buoni giocatori che non fa rendere come buoni. Lui impoverisce il talento di tutti i giocatori che vanno sotto la sua egida. Questa è una cosa che è abbastanza acclarata. Ci sono soltanto casi limite di giocatori che migliorano e in genere quelli che migliorano sono quelli molto scarsi. Difatti, McKenney che per me era uno dei giocatori più scarsi della Juventus degli anni passati sotto legge di Allegri, ma non credo che sia merito di Allegri, sta diventando un buon giocatore, ok? Quindi, ma se tu hai un talento, un Tevez, un Pirlo, un Higuain, un Ronaldo, mh, peggiorano, un Chiesa peggiorano con lui, chissà perché e vanno tutti via e chiedono tutti di andare via. Quindi sarebbe anche ora di mandar via lui, eh? onestamente. Per cui io sono abbastanza scettico, così, in maniera logica, se devo affrontare un argomento in maniera logica cioè valutando le situazioni e, e esiste, che esistono ma la follia del tifoso no? la follia de, 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 dell'imprevisto come vi ho detto prima no? che deve essere sempre albergare sempre in noi perché eh, dobbiamo sempre avere qualche speranza altrimenti che vita sarebbe quella senza speranza in ogni ambito mi fa dire che ci potrebbe anche essere una sorpresa cioè la Juventus potrebbe anche stupirci con una bellissima prestazione lo dico prima che uh, cosa avvenga se ciò avvenisse il merito sarebbe solo ed esclusivamente dei giocatori non certo del tecnico perché il tecnico avrebbe dovuto incidere e preparare bene le partite che ci avrebbero dovuto mantenere vicine all'Inter vicini all'Inter in classifica e non a farci andare in dist a distanza siderale con dei, degli esperimenti dei cambi de delle formazioni iniziali assurde senza senso, con giocatori fuori ruolo. Questo è quanto. Questo per me è Napoli-Juventus. Tenete presente, lo, lo ribadisco perché magari qualcuno è sfuggito: che questo è solo l'inizio di una possibile caduta a valanga. Perché? Perché poi la do, settimana dopo abbiamo l'Atalanta in casa. L'Atalanta, non so quanti anni è che non riusciamo a batterla. Eh, sia in casa che fuori e eh, poi, poi l'Atalanta è, è molto arrabbiata per il risultato eh, ottenuto male eh, a, a Milano ma ve l'avevo detto che l'Inter non ha problemi a battere l'Atalanta perché Gasperini va, va con il fumo negli occhi a, a San Siro dopo l'esonero che ebbe appunto dall'Inter e non la prepara bene, la canna sempre la partita ma con noi la prepara bene, state tranquilli e poi dopo si va avanti. Poi ci sarà il Derby, la Fiorentina, il Milan, la Roma, la Lazio e il Bologna da divertirsi. Stiamo attenti perché è un attimo ritrovarsi da secondi a quinti. Stiamo attenti. Ed ora vediamo cosa dicono i bookmakers. Sono veramente curioso. Bene, bookmakers che come. Immaginavo vedono una partita abbastanza in bilico con una leggera favore per il Napoli ovviamente perché c'è il discorso eh, casalingo ma non è così eh, eh, peregrina l'idea che la Juventus possa anche portare a casa i punti dal, dal, dal vecchio San Paolo. Allora per BetClick... 2-3 2.34 la vittoria del Napoli. 3 3.03 il pareggio. 3.10 la vittoria della Juve. William Hill. 2.40 Napoli. 3.10 pareggio. 3.10 vittoria Juve. Pensate uguali. Bet. 3.65, 38 il Napoli. 3.10 eh, il pareggio. 3.30 la vittoria della Juventus. Per Unibet. 2.38 il Napoli. 3.15 il pareggio. 3.10 la vittoria della Juventus. Per Betway, 2,30 al Napoli, 3,20 il pareggio, 3,20 la vittoria della Juve. Per Snai, 2,45 la vittoria del Napoli, 3 il pareggio, 3,15 la vittoria della Juve. E Dulcis in fondo, Eurobet, 2,40 la vittoria del Napoli, 3,5 il pareggio, 3,20 la vittoria del della Juventus. Allora, come vedete, come vedete, la partita è classicamente... L'UNIX2 famoso della schedina, perché? Perché eh, Napoli è convalescente, è malato, non è il Napoli dell'anno scorso. La Juve pazza, perché la Juve, come ho detto prima, potrebbe tirare fuori una partita clamorosa, nonostante le mancanze e, 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 e le. Di giocatori, le mancanze anche del tecnico, per cui più o meno, no? se considerate che siamo fuori casa e che eh, storicamente la partita Napoli-Juventus per noi è difficilissima, diciamo che le quote della vittoria della Juventus sono abbastanza basse, ma aspettavo molto più alte, me ne aspettavo sul 4, sul 5. Per cui, insomma, i bookmaker sono ottimisti. Attenzione perché. Ultimamente i bookmaker con il loro ottimismo non sanno praticamente mai azzeccato eh? con la Juventus se non era per Rugani non azzeccavano neanche quella col Frosinone ma adesso vediamo come Calzona cercherà di mettere in difficoltà quel paciugo di Allegri appurato che le prove di 4-3 di Allegri che aveva, aveva fatto in allenamento erano soltanto fumo negli occhi eh, anche perché lui ha detto che lui gioca sempre a 4 in difesa, quindi abbiamo capito no? perché Kostic è, 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 si è involuto perché essendo un'ala lo fa giocare a terzino, insomma non mi sembra il caso. Cioè, ti capita una volta che uno, uno zambrotta ala dal Bari lo trasformi in uno zambrotta a terzino della Juve meraviglioso, Cioè, ti capita una volta nella vita, cioè, se vedi che ci sono le caratteristiche ma non che te le inventi così perché tu credi di essere furbo. Quindi Calzone in teoria dovrebbe giocare con 4-8-3. però attenzione perché lui sta abbastanza adattando la squadra alle avversarie. Perché Calzone non è uno stupido, sa che il Lampoli è in difficoltà. Lui è un taraghettatore, sa benissimo che a fine stagione cederà il posto a un altro allenatore l'anno prossimo. Ci sono varie voci che parlano di tanti allenatori interessanti. Per cui io dico questo: domani secondo me è la classica partita. Dove gli schemi tattici contano zero. Perché? Perché la Juve non può permettersi di venire fuori dal San Paolo, dal Maradona, chiamatelo come volete, con una sconfitta, e lo stesso discorso vale per il Napoli. Il Napoli tenterà una rincorsa quasi impossibile ai primi posti, perché se si apre il quinto posto per la Champions League c'è un piccolo spiraglio per i partenopei. La Juventus per contro dovrà evitare la caduta, la scivolata verso il quinto, sesto posto che visti il calendario e vista la resa dei giocatori e le, le poche idee del tecnico seduto sulla panchina della Juventus non sono così pellegrine, potrebbero essere purtroppo triste in realtà. Per cui 4-3-3 in teoria di Calzona contro il 3-5-2 Vetusto superato, inutile perché in realtà non lo è, di Allegri dovrebbe venire a fare una partita dove la Juventus eh, dovrà respingere a tutti i colpi del, del Napoli. Io mi aspetto, guardate cosa vi dico, una grande partita di uno dei giocatori più criticati quest'anno a Napoli, che è Xaveglia, perché non ha più eh, dato la sensazione di essere quel giocatore incontenibile che era l'anno scorso. Io credo che questi giocatori sono eh, i classici giocatori che ti fanno la super stagione quando nessuno li conosce. Eh, sono imprevedibili, vengono spinti dall'entusiasmo, quando poi però vengono conosciuti e sanno come marcarli, diventano mani in difficoltà. Or lo è successo a Camoranesi, è successo a Quadrado, è successo a, a tantissimi giocatori che avevano la peculiarità de dello scatto repentino, del saltare l'uomo. No? Poi è chiaro che riescono ogni tanto, che non è che sono diventati dei brocchi, però le contromisure prese da chi li ferma eh, sono abbastanza eh, peculiari. Per cui... Vedremo, vedremo signori, vedremo. Io sapete che quando parlo di tattica faccio fatica a pensare che ci sia una tattica nella Juventus, che facciamo gol sul calcio di piazzati, su ripartenze strane o quando fanno loro gli avversari, cosa che invece l'Inter che ha fatto 26 gol più di noi, pensate 26 gol più di noi a tutt'oggi ha fatto l'Inter, è tutta un'altra cosa. Questo dimostra che l'Inter ha un allenatore e la Juventus no. Napoli è in difficoltà. Quindi attenzione, perché la loro voglia di riscatto potrebbe non essere inferiore alla nostra, sempre che noi ce l'abbiamo. Ed ora, signori, il pendolino di Max, ma sentite anche voi una musica strana sotto? Ma, sento bene, è another break in the wall. Le Pink Floyd? Sì, another brick in the wall. Eh sì, the wall, the wall. Un muro, un muro di uomini davanti a Voices Chesney. Un muro di uomini che respinge tutti i palloni che i vari Angus Sachs, Saveglia, Ozymanne, Politano buttano nell'area della Juventus Tutti li respingono con grande fatica Ma ci riescono E primo tempo Finisce The Wall 0 Napoli 0 Anzi Napoli 0 The Wall 0 Secondo tempo La Juventus prova una bozza d'attacco Con una bellissima discesa di Chiesa Che anziché giocare da solo Questa partita capisce che deve passarla Bellissima azione con Vlaovic bellissimo tiro, Mere sventa. Quindi la partita continua a rimanere sullo 0-0. Imperturbabile, imperturbabile. Calzona prova qualche mossa per vedere di riuscire a portare a casa la partita. Allegri con un grandissimo colpo di genio da maestro del calcio, mette Sandro togliendo Kostic, toglie. Locatelli emette Nicolussi Caviglia. Ma la partita resta ferma sullo 0-0. Napoli 0 Juventus 0. Ed ora, my friends. Ciao Max, ciao a tutti gli amici del tubo. Beh, dunque, trasferta a Napoli non sono, diciamo così, molto ottimista è vero che abbiamo interrotto la tendenza negativa per insomma per, proprio per il rotto della cuffia mentre la squadra partenopea insomma ha affondato in trasferta il sassuolo che noi ci ha battuto eh? proprio in casa, in casa sua per cui, insomma, diciamo che gli indizi non sono del tutto favorevoli a, a noi. Comunque, insomma, non dovremo tirare remi in barca. Io spero nella, nella forza d'orgoglio dei giocatori. Quindi, con moderatissimo ottimismo. Eh, dico sempre: Forza Juve. Ciao! Ciao Max, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti. Se questa partita si fosse svolta a gennaio, quando noi eravamo in piena forma e Napoli era in piena crisi, ti avrei detto che avremmo fatto un grandissimo e un, un bel risultato anche al Maradona. Ma visto la ultima partita nostra in casa col Frosinone, la fatica in mano che abbiamo fatto, e visto che invece loro hanno passeggiato sul Sassuolo Reggio Emilia, direi che domani torneremo a casa con le pive nel sacco una sonora sconfitta almeno per due reti a zero ciao ciao Max un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti allora mi tolgo dall'ombra eh, io penso che ehm, penso che questa partita la perderemo e con uno scarto minimo di due gol eh, credo che questo sia un po' l'andamento della de, 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 de partita contro il Napoli non, eh, abbiamo comunque Chiesa fuori abbiamo molti giocatori fuori e, eh, non so, è tutta un'incognita quindi non credo faremo una buona prestazione e il Napoli è in forma quindi ci punirà molto probabilmente ci punirà quindi ti dico anche il risultato stavolta 2-0 ciao a tutti speriamo di non avere ragione speriamo